Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro Artcaber, sono qui in questo commentary. Oggi siamo qui con la 27ª settimana dei drop settimanali. E la settimana scorsa non c'è stato un video dei drop perché i drop li state vedendo adesso. L'unica attività che ho fatto la settimana scorsa è stata un cala con il Titano. L'ho fatto tipo martedì sera, poi il resto della settimana non ho assolutamente giocato a Destiny. Perciò non ho fatto niente. Avete comunque i drop di questa settimana che sono comunque tre cala in croce. Partendo col cala della settimana scorsa col Titan, abbiamo delle fantastiche gambe leggendarie a 308, veramente utilissime, smontate nell'istante in cui mi sono entrate nell'inventario. Passando ai drop di questa settimana, dal cala notte abbiamo 19 strane monete che, come drop, secondo me è forse uno dei migliori che potremo ottenere dal cala notte ormai. Con la strega, ovviamente, la mia Elgato è morta. Spettro 303, completamente inutile, subito smontato. E infine, con la cacciatrice, l'ultimo cala la notte, abbiamo una fantastica arma di supporto, una chiacchieracche con dei bonus anche abbastanza penosi, perciò l'ho subito smontata, non mi sono fatto tanti problemi. Beh, ragazzi, diciamo che possiamo limitarci qui ai drop della mia settimana. Non starò a divulgarmi come sempre sulla scarsezza di queste attività che ho fatto, perché come dico sempre, adesso non c'è tanto da fare e mi sto dedicando ad altro. Inoltre, come avete visto, in questo periodo mi sono dedicato a fare livelli su zombie. E comunque in generale, i cala notte sono un'attività veloce che si può fare il martedì giusto per passare anche un'oretta scarsa, giusto per magari tornare su Destiny, anche perché comunque il drop fa sempre schifo. Mentre un raid penso che non lo facciamo da 5 settimane, anche perché siamo tutti tipo su 318-319. Stare a dover esplorare per trovare magari il pezzo che ci manca a 320 non è abbastanza, però non merita, diciamo, continuare a giocare quando abbiamo comunque altri giochi in sospeso. Io ho zombie da mandare avanti un pochino i livelli e comunque altro da fare. Anche perché in questo periodo tra un po' dovrebbero uscire diversi giochi, quindi stiamo anche un pochino preparando a nerdare qualcos'altro. Io sto aspettando un pochino The Division, che potrei magari anche portare sul canale, adesso deciderò. Perciò ragazzi, questo è appunto l'anime drop. Invito come al solito a dirmi nei commenti com'è stata invece la vostra settimana, cosa avete fatto e cosa avete trovato. Vi invito anche come al solito a lasciarmi un mi piace, un commentino, a iscrivervi al canale. E noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio, Ala!